Nelle aziende agricole, più specificatamente in quelle che si avvalgono della multifunzionalità, una risorsa a cui non si può fare a meno è l'acqua. Questa risorsa va sempre più utilizzata nel rispetto di quello che è la sua essenza e il rapporto con il consumatore può essere anche quello di esercitare a lui stesso questa attenzione. Per esempio non cambiare gli asciugamani ogni giorno, avere il rispetto di chiudere il rubinetto ogni qualvolta, che poi va portato sui campi nell'usare culture che hanno la necessità di utilizzare meno risorsa come prima avveniva. Quindi l'attenzione che trae l'imprenditore agricolo che gestisce l'impresa multifunzionale agricola è anche quella che deve trasmettere al proprio concittadino, al proprio amico, al proprio ospite questo grande valore che all'acqua deve dare, questo grande senso del risparmio e del rispetto di questa risorsa sempre più depauperata nella nostra vita di oggi. Noi siamo partiti dalla considerazione che ci troviamo in una zona dove l'ambiente è ben conservato e quindi volevamo caratterizzare la nostra azienda perché adottasse, diciamo, degli accorgimenti utili all'ambiente. E siamo partiti dalla utilizzazione razionale delle risorse idriche, dal recupero dell'acqua piovana e dal risparmio energetico, che poi praticamente sono due aspetti che poi hanno dei contatti comuni. All'interno delle buone pratiche che operiamo qui in azienda, per esempio, c'è quello del risparmio idrico. I nostri tetti raccolgono attraverso delle grondaie tutta l'acqua piovana, che viene utilizzata attraverso una cisterna per l'irrigazione a goccia del nostro orto sinergico. Siccome utilizziamo terreni brecciosi, dove la crisi idrica può verificarsi nei mesi di luglio ed agosto, abbiamo cercato di sopperire a questo con un intervento di irrigazione di soccorso, ma con il sistema di irrigazione a goccia. Le acque reflue della casa e le acque piovane vengono tutte riutilizzate per l'irrigazione sia del giardino che dell'orto sinergico con un impianto a goccia. Ormai è da 2 anni che abbiamo un laghetto ad uso irriguo che ci permette appunto in primavera e durante anche la stagione invernale così di accumulare una quantità d'acqua sufficiente, solamente acqua piovana, non acque sorgive, una quantità d'acqua sufficiente per irrigare poi goccia a goccia tutto il frutteto. In più abbiamo un pozzo che in caso di mancanza di pioggia aiuta il nostro orto a sopravvivere durante l'estate. Nei bagni abbiamo messo dei gruppi che hanno la possibilità di ridurre il flusso dell'acqua per garantire una quantità di acqua per i servizi sufficiente, ma non eccessiva, in modo che non ci sia uno spreco. L'irrigazione avviene per caduta libera, non c'è nessuna pompa, quindi nessuna energia che viene sprecata per questo, perché il laghetto si trova a monte del frutteto. E questo ci consente di implementare, di migliorare e di ampliare la nostra produzione. Abbiamo curato, oltre al risparmio delle risorse idriche, anche la qualità dell'acqua. All'interno abbiamo tutta acqua addolcita. Per la piscina, anziché aggiungere prodotti chimici per il cloro e quant'altro, abbiamo messo circa 8 quintali di sale marino e con un impianto di elettrolisi del sale si produce quel quantitativo di cloro che è necessario per mantenere l'acqua sicura. In questo modo abbiamo un vantaggio che chi fa il bagno in piscina non ha fastidio agli occhi, gli occhi non diventano rossi e chi ha l'epidermide un po' delicata non soffre di fastidi causati dai prodotti chimici che generalmente vengono impiegati. In questo modo l'acqua noi possiamo conservarla anche per le stagioni successive, quindi diminuiamo i consumi dell'acqua anche della piscina, pur garantendo, diciamo, con analisi certificate, la qualità a livello, diciamo, medio-alto.